Allora, questo era un processo. Sempre e comunque, sono Andrea Arcari, sono un fumettista emergente. Si spera di far diventare di questa professione una professione. E ora vi faccio vedere un po' del mio lavoro, un po' del book che ho portato qui al Sassari Comics. Questo era principalmente un'esercitazione per scuola, cover art, e inizialmente avevo fatto questo progetto sui Power Ranger, però poi mi sono fatto prendere talmente la mano da questa tamarraggine incredibile che riguarda questi personaggi e ne ho fatte due di cover perché è impossibile trattenersi. E quindi questa è stata la seconda del progetto, insomma. E successivamente, questa è una Wonder Woman che ho fatto tantissimo tempo fa, però la porto come un evergreen, è impossibile staccarsi, visto che il personaggio è incredibile anche cromaticamente parlando. Questo Moon Knight, fatto per uno studio personale sull'oro, i riflessi, e poi il personaggio sempre tamarro, sempre che mi casa, quindi ho detto buttiamolo dentro assolutamente. Questo è stato l'ultimo che ho fatto in realtà. Qui sto andando sempre più verso una stilizzazione dei personaggi che mi piacerebbe approfondire, come si può vedere anche dallo schizzo che ho fatto adesso in fiera, sono molto più cartuneschi rispetto ai precedenti. Questa è stata una cover che ho fatto per presentare il book a Lucca Comics del 2022, per la Marvel, visto che c'erano gli editor, abbiamo deciso di provare a fare roba da presentare. Questa invece è una stampa vecchissima, di un vecchio, progetto per la tesi dell'Accademia di Belle Arti, perché sì, ho fatto anche l'Accademia di Belle Arti. E questo, vabbè, impossibile non buttarlo dentro, un carnage Fatto ci ci sta si sempre bene. E poi qui iniziano le mie sperimentazioni in bianco e nero delle tavole che ho fatto con i Power Ranger, sempre impossibile di staccarsi a questi personaggi. E in più ho fatto questo crossover che riguarda Power Ranger contro lo Spider-Verse, quindi una roba mega gigante da presentare. Ovviamente volevo presentarlo alla Marvel, poi mi hanno detto guarda, è meglio metterci solo i loro personaggi. Allora che è successo? Ho sostituito il Black Ranger e il Pink Ranger, praticamente altri personaggi della Marvel sempre, che si possono vedere tra due tavole, queste sono quelle che ho presentato a Lucca Comics, con Venom ovviamente, e un tamarrissimo Silver Surfer col Mjolnir di Thor. E qui si parla della sostituzione dei personaggi in quanto ci ho messo C'Challa e poi Kate Bishop nelle pagine successive al posto del Pink Ranger con l'arco, come si può vedere. Sono state pagine molto divertenti perché non mi sono sentito legato a niente, ho fatto io lo script e mi sono lasciato solo guidare dal cuore. E fine, poi qui cominciano le stampe, qui la mandata di adesivi. Se vogliamo inquadrare, che riguardano sempre la mia stilizzazione che sto affrontando ultimamente e che si spera di portare avanti.